buonasera a tutti, buon 2 aprile e buona serata, benvenuti in questa nuova puntata di Tana Libero Tutte. Nuovo mese, torniamo, come vi avevo anticipato l'ultima volta, rimaniamo in città, rimaniamo a Grosseto e oggi vi presento le interviste della classe primaria 4 B, sempre dell'Istituto Comprensivo Grosseto 4. Oggi un personaggio particolare, scoprirete, e vi porto con me nell'antico Egitto. Proprio nell'antico regno dell'Egitto c'è questa figura femminile che si distingue tra le fila dei sovrani. Stiamo parlando della regina Hatshepsut. La sua storia è un esempio mozzafiato, diciamo, del potere delle donne, proprio perché ha superato a tutti gli effetti e concretamente gli stereotipi di genere e soprattutto ha conquistato il rispetto e l'ammirazione dei suoi contemporanei. Oltre ad essere una ispirazione per le donne, direi di ogni epoca, la vita di questa regina di Hatshepsut ci offre un'importante lezione sul ruolo dei giovani, soprattutto nella lotta contro gli stereotipi di genere, che è poi l'obiettivo principale del progetto Tana Libero Tutte. Salendo al trono, Hatshepsut si trova di fronte dubbi, pregiudizi a causa proprio del suo genere. Ecco, tuttavia, anziché piegarsi alle aspettative sociali, questa è stata una regina coraggiosa perché ha dimostrato con azioni audaci che le donne sono capaci di guidare nazioni intere, sono capaci di condurre eserciti in battaglia e di costruire monumenti che perdurano nei secoli. Il suo regno vide a tutti gli effetti un'epoca di prosperità e di crescita che è proprio stata anche contraddistinta dalla sua saggezza politica e dal suo coraggio militare. Ha colpito molto la vita i bimbi della classe primaria e la parola coraggio è un po' diciamo il mood su cui hanno lavorato e che li ha molto colpiti. La storia di Hatshepsut va oltre, credo, la sua singolare grandezza. Adesso, ecco, direi che essa ci richiama proprio alla necessità di coinvolgere attivamente i giovani nella lotta contro gli stereotipi di genere. Nell'ambito dell'istruzione primaria, in particolare, è soprattutto cruciale offrire spazi di riflessione. E lo abbiamo notato anche parlando proprio con i bimbi all'inizio, come sapete. Prima delle interviste vere e proprie c'è un momento in cui di presentazione, in cui viene raccontata un po' che cosa fa la radio, dove siamo, un po' la postazione mobile, eccetera, e abbiamo un po' questa discussione che incoraggia proprio a tutti gli effetti i bambini ad esplorare e a sfidare anche i ruoli di genere che sono preconfezionati. Io spesso, quando parlo con queste giovani menti, mi rendo conto che crescendo nascono i limiti e nascono i pregiudizi. Prima tendenzialmente non ci sono, ammesso magari qualche caso. Ecco, io credo sempre e ricordo che attraverso l'educazione e anche in questo caso, per esempio, con la narrazione di storie come quella di Hatshepsut, ecco, i bimbi possano davvero imparare a riconoscere quello che è il valore e soprattutto anche il potenziale di tutte le persone, indipendentemente dal loro genere. Oggi, tra l'altro, è la giornata mondiale della consapevolezza verso l'autismo, per cui a maggior ragione oggi è una giornata importante anche per quanto riguarda l'inclusività. Non solo oggi, chiaramente, dovrebbe esserlo ogni giorno dell'anno, questo ormai è un dato di fatto. E il protagonismo proprio dei giovani nella lotta a questi stereotipi, alla lotta per l'inclusione e per abbattere davvero tutto quello che sono i giudizi anche verso disabilità, non riguarda solo il loro futuro, ma riguarda davvero anche il loro presente. Vi posso garantire, lo sentirete dalle interviste che a breve vi faccio ascoltare, essi hanno una voce potente, hanno un'influenza significativa nella società del domani e credo davvero che ogni genitore, ogni maestra e ogni adulto
debba incoraggiarli. È una parola importante, incoraggiare ad esprimere le proprie opinioni, incoraggiare a combattere le ingiustizie, perché è un ruolo fondamentale per costruire un mondo più equo e più inclusivo, oggi più che mai. I bambini sono agenti di cambiamento, sono capaci di sfidare le norme esistenti e di plasmare davvero un futuro che possa essere migliore per tutti. Perciò, mentre in parte celebriamo anche una giornata dedicata all'inclusività, in questo caso all'autismo, e vi posso garantire che il potere della radio ha accolto anche bimbi con magari dei limiti in più rispetto agli altri. Sinceramente non mi ricordo in questa puntata, no, però in altre puntate abbiamo davvero visto quanto potere ha il teatro, la radio, la comunicazione. Ecco, quindi oggi celebriamo questo coraggio, celebriamo la determinazione di figure come la regina d'Egitto Hatshepsut e soprattutto il coraggio dei bimbi, la loro determinazione nel conoscere, e soprattutto cerchiamo di non dimenticare il ruolo cruciale che hanno proprio i giovani nella lotta contro questi stereotipi. È un monito anche questo per educarli, incoraggiarli e sostenerli nel loro impegno, perché devono dare vita loro ad un mondo in cui ogni individuo possa realizzare il proprio pieno potenziale, indipendentemente dal genere. Lo diranno anche alcuni bambini, non è giusto che una donna non possa fare quello che vuole, è giusto che le donne possano fare le stesse cose degli uomini. Io aggiungerei che alle volte lo facciamo anche un pochino meglio, ma questo è il mio parere personale. Però al di là di questa della battuta, vi invito come sempre ad ascoltare con tanta cura e attenzione le risposte dei bambini. Non preoccupatevi se c'è una vocina un pochino più debole, un pochino più emozionata, perché è ovvio, l'emozione è tanta, è un qualcosa con cui in cui si sono, diciamo, approcciati, perché non è da tutti andare in radio, però davvero ascoltate le risposte, perché in quelle poche parole noi abbiamo la chiave per il nostro futuro. Io vi saluto, vi lascio alle interviste, ci vediamo qui ovviamente venerdì, sempre qui, ora 19, Radio Nord Borealis, in mia compagnia e soprattutto con un'altra classe per nuove emozioni e un nuovo personaggio. Buona serata a tutti! Bentornati in questa nuova puntata, siamo sempre qui nell'Istituto Grosseto 4 e abbiamo adesso la classe primaria quarta B. Vedo già tutti belli pronti, ho già anche due inviati davanti a me, ho Mattia e Rachele, che è prontissima già con il microfono in mano. Io mi scuso con gli ascoltatori, ma immagino già che lo dirò in 6 modi diversi, questo personaggio. Allora Rachele, a te chiedo, quando è nata Hatshepsut e dove, e di chi era figlia? È nata nel 1508 a.C. nell'Antico Egitto ed era figlia della regina Ahmose e del faraone Tutmose I. Ok, passiamo anche il microfono a Mattia. E dimmi un po', Mattia, come diventò regina faraone e quanto durò il suo regno? Suo nipote Tutmose III doveva diventare faraone, ma era troppo piccolo. Quindi per successione lo diventò lei. Però quando Tutmose III crebbe, per diventare faraone doveva sposare la figlia di Hatshepsut, Nefertura. Ma lei glielo impediva ogni volta, rimandando le nozze. Il suo regno durò 22 anni e fu un regno di pace e di prosperità. E visto che questo personaggio già dall'inizio sembra molto importante, cosa ti ha colpito, Mattia, di lei? Che era molto intelligente, sapeva già che gli altri faraoni gli avrebbero distrutto le opere e quindi ne ha fatte costruire anche lontano dall'Egitto per far vedere che c'è stata. Molto molto intelligente quindi. E invece tu, Rachele, cosa ti ha colpito di questa donna faraone? Mi ha colpito che si travestiva da maschio per ingannare la gente e poi che era molto intelligente.
E secondo te perché è importante parlare oggi della sua vita, di quello che ha fatto? Per me è importante perché era una donna molto importante ai tempi dell'Antico Egitto. Bene, io direi che possiamo fare un bel applauso ai nostri primi inviati. Bene, noi continuiamo. Abbiamo fatto il solito cambio di inviati. Io vedo già un microfono pronto, vedo già Sofia prontissima che non vede l'ora di parlare. Allora, Sofia, te chiedo, al tempo degli Egizi, era una cosa comune per una donna diventare faraone? Non era assolutamente facile perché nell'antico Egitto, come in altre civiltà antiche, le donne erano considerate inferiori agli uomini e dovevano pensare solo ai figli e alle faccende domestiche. Visto che abbiamo qui anche Valerio, quale strategia usava la regina Faraone proprio per essere accettata come sovrano? La regina Faraone, per essere accettata, si travestiva da faraone uomo e aveva la barba finta e anche il copricapo. E visto che, insomma, Valerio, vogliamo anche il tuo punto di vista, ad oggi com'è questo ruolo della donna che deve essere mamma, lavorare, organizzare tutto? Se pensi alla vita, no? Di questa donna faraone, come la vedi rapportata ad oggi? Beh, fa bene ad essere accettata ed è molto intelligente che si travestiva da faraone uomo. Oggi non è diverso e penso di lei che è molto intelligente e che ha fatto una cosa giusta. Ok, allora direi che possiamo fare un bel applauso anche a voi. Benissimo, allora abbiamo adesso in postazione Aurora ed è tornata anche Sofia. E Sofia, visto che hai già il microfono in mano, ti chiedo cosa fece per il suo regno la regina? La regina fece costruire tante opere e monumenti e oggi ritroviamo il suo monumento funebre che si trova nella Valle dei Re e fece realizzare anche tre obelischi nell'area archeologica di Karnak. Passiamo il microfono anche ad Aurora. Aurora, tu cosa ci racconti? Si chiamava Obelisco Spezzato proprio perché l'abbiamo ritrovato spezzato e ci spiega che gli egizi lavoravano così. Ascoltami Aurora, visto che hai il microfono, cosa ti è piaciuto di più di questa donna faraone? È stata tra tante poche quella che è stata la faraonessa femmina, che si travestiva da uomo. E che cosa ci insegna lei come donna? Ci insegna che pure le donne possono fare quello che vogliono e non devono sempre eseguire gli ordini dei maschi. Esatto. E anche per te, Sofia, che cosa ci insegna questo suo essere donna, quindi sfidare proprio anche i faraoni? Ci insegna che le donne possono fare qualunque cosa e che sono anche loro forti come gli uomini. Alle volte anche di più degli uomini, Sofia, lo imparerai. Bene, un bel applauso anche per loro due. Continuiamo gli scambi. Adesso abbiamo in postazione Miriam e Alessia. A Miriam, a questo punto, faccio anche a te una domanda su questo personaggio. Mi dici perché hanno cercato di cancellare le tracce del suo regno? I faraoni che sono venuti dopo di lei hanno cercato di cancellare tutte le sue tracce perché era una donna e all'epoca non era possibile che avesse potuto regnare. E quindi Alessia, passiamo il microfono.
visto che non era possibile, hanno cercato, no, di cancellare le tracce. Come facciamo ad avere testimonianze della regina ancora oggi? La regina Faraone immaginava che avrebbero cercato di cancellare le sue tracce, quindi fece costruire tantissime opere e monumenti lontani dal suo regno che sono arrivati fino ai nostri giorni. Meno male, cosa meno noi abbiamo potuto studiarla. Ascolta, che cosa ti è piaciuto di lei? C'è qualcosa che ti ha incuriosito? Mi è piaciuto che è travestita da uomo e è stata una regina faraone. Allora, Alessia, se intanto ti chiedo, che cosa vuoi fare da grande? Il tuo sogno, cosa vuoi diventare? Voglio diventare una bella mamma per i miei amici o insegnare i piccoli bambini all'asino. Questo è bellissimo, è la prima volta che sento dire che vogliono fare un insegnante. E ascolta Alessia, se quando sei più grande ti dicessero no, non puoi insegnare ai bambini a scuola perché lo possono fare solo gli uomini, come reagiresti? È sbagliato. Perché è sbagliato? Perché io devo fare che... Io devo fare che mi è piaciuto. E secondo te è giusto che dicano... Se sei una donna non puoi farlo? No, non è giusto. Allora facciamo a Miriam un po' la stessa domanda. Cosa vuoi fare tu da grande? La veterinaria. La veterinaria, ecco. Quello è uno dei tanti lavori che potremmo usare come esempio. Se ti dicessero no, non puoi farlo perché il veterinario può essere solo un uomo. Gli direi che non è giusto. Perché non è giusto? Perché anche le donne possono fare quello che fanno gli uomini. Esatto, perché infatti dovremmo avere tutti gli stessi diritti. Possiamo fare un bel applauso, a loro due. Stiamo imparando tantissime cose su questa donna faraone, ci hanno già raccontato i vari compagni di classe e adesso qui con me Pietro e Veronica che anche loro ci diranno qualcosa. Pietro, io chiederei a te innanzitutto, dopo tutti questi racconti, perché avete scelto questo personaggio? Perché visto che ora stiamo studiando egizi, abbiamo incontrato delle regine egizie e Hatshepsut ci è sembrata quella più interessante. Anche perché si poteva collegare molto bene al progetto Tana Libero Tutte. Anche se è una persona del passato, si è opposta alle leggi del tempo e alla differenza di genere. Beh, a questo punto, Veronica, prendi anche tu il microfono. E oggi, quindi oggigiorno, è cambiato qualcosa rispetto al passato? Sicuramente sì, le donne negli ultimi secoli hanno combattuto per ottenere la parità dei diritti e sono riuscite a fare lavori che prima facevano solo gli uomini. Che cosa ti è piaciuto più di tutte di questa donna? Cosa puoi insegnare secondo te al mondo? Che non solo gli uomini possono fare tutto, ma anche le donne sono forti come gli uomini. Hai assolutamente ragione. E visto che siamo qua in radio, perché è importante parlarne? Perché anche le persone che non lo conoscono possono sapere le informazioni di persone che non conoscono. Benissimo, benissimo. Pietro, visto che sei qui in compagnia, anche per te, quanto è importante, no? Hai citato il progetto Tana Libero Tutte, perché è importante continuare a parlarne? Perché in certi posti come Iran, Iraq, in Arabia, le femmine non sono ancora rispettate come qua in Italia. Mi sento che le femmine dovrebbero essere anche più rispettate di noi maschi. Perché noi siamo stati rispettati per un secolo, due secoli, e le femmine sono state rispettate veramente poco. Poche femmine soprattutto riescono a essere così tanto importanti da essere rispettate. Per me e soprattutto per tutti anche, rappresentano delle forme di vita molto intelligenti, istruite,
ma soprattutto dei modelli, sì. Direi che qui mi stupite con le risposte. Un bel applauso, grazie. Sono molto lieta adesso di avere qua in postazione Nina e Nicole, anche perché parleremo di cose che a me piacciono molto. Nina, inizierei con te. Ci sono ancora dei paesi in cui le donne non vengono considerate come gli uomini? Sì, ci sono ancora molti paesi in cui le donne non hanno gli stessi diritti degli uomini e vengono considerate inferiori. Per esempio in Arabia, Iraq e Iran e molti altri paesi le donne vengono ancora sottomesse all'uomo. Le bambine non hanno le stesse prospettive di vita dei bambini, non ricevono le stesse cure e non possono andare a scuola e decidere il proprio futuro. E passiamo al microfono anche Nicole. Nicole, parliamo di un tema che a me piace tantissimo e che è uno dei tanti obiettivi della radio. Mi dici qual è l'obiettivo dell'Agenda 2030 che si occupa proprio delle differenze di genere e che cosa dice? L'obiettivo numero 5 e parla delle differenze di genere tra uomini e donne e delle disuguaglianze. Infatti gli stati vogliono mettere fine a tutti questi tipi di violenza e incoraggiare le donne a partecipare alla vita economica e politica e proteggere la salute delle donne. E secondo te c'è ancora tanta violenza o siamo quasi capaci a rispettare tutti? Sì, in alcuni paesi ci sono ancora altri tipi di violenze, però il resto del mondo l'ha capito che non si devono essere, ci sono, che non si devono fare delle violenze sulle donne. Ed è importantissimo, infatti. Mentre invece, Nina, a te, visto che siamo qua in radio, quanto è importante, come ho chiesto già a qualche tuo compagno, continuare a parlare di questi temi? È importante perché le donne non sono meno forti degli uomini e sono forti uguali agli uomini e le donne possono decidere di fare quello che vogliono e di decidere il loro futuro. E com'è parlarne in radio di questo tema? Com'è questa esperienza? Un po' emozionante. È bello perché comunque è la prima volta e quindi sono emozionata. Direi di fare un bel applauso per l'emozione del mio video. Allora, noi siamo qui quasi in conclusione di questa puntata. Abbiamo avuto tante informazioni. E Pietro, visto che adesso sei qui in mia compagnia, c'è anche Emma che poi sentiremo. Però Pietro, visto che l'abbiamo già anche chiesto a qualche tuo compagno, che cosa potete fare voi bambini proprio per annullare le differenze di genere? Possiamo essere più gentili con le ragazze, ascoltare le loro richieste e rispettare le loro idee. E direi che questo è assolutamente un ottimo consiglio che possiamo dare. E spero che ti ascoltino in tantissimi, perché è questo, no, che vogliamo fare con la radio, Pietro, quello di portare un messaggio a tutti. Se tipo qualcuno vi dice che non potete fare qualcosa solo perché siete femmine, voi lo fate perché non è vero che se siamo femmine non si può fare una cosa. Com'è per te l'esperienza in radio? Allora, per me l'esperienza in radio è bellissima, anche se c'ero già stato. Però è comunque bellissima perché non l'ho mai approfondita così. Bene, allora sono contenta di averti qua come ospite, come inviato oggi. Allora, approfittando del fatto che c'è qui anche Emma in nostra compagnia, Emma, visto che io non l'ho mai spiegato, ci aiuti tu. Lo raccontiamo un po' com'è Tana Libero Tutte, quindi che cosa si fa, cosa avete fatto in questo progetto? Noi abbiamo visto un teatro, mm-hmm.
Poi abbiamo fatto degli obiettivi sulla violenza delle donne, abbiamo parlato in classe di come era fatta. E poi siete arrivati qua in radio. Com'è questa esperienza di parlare alla radio? È bella, perché chi guarda la radio ti può sentire. Quindi dobbiamo lanciare dei bei messaggi, giusto Emma? Ok, lo facciamo un bel applauso. Benissimo, adesso io ho una sorpresa anche in questa puntata perché abbiamo qui Andrei e ho qui anche Alessia che si presta come traduttrice ufficiale della radio e facciamo fare i saluti nella sua lingua d'origine proprio ad Andrei. Hai voglia di spiegarglielo, Alessia? Sì. Così non riesco. Меня зовут Андрей, в нашей семье 10 человек. Привет. Андрей ha detto che io mi chiamo Andrei, ho 5 sorelle e 3 fratelli, in famiglia e mamma e babbo. Ciao. Beh, direi che sentire babbo in russo non mi era ancora capitato. Benissimo, facciamo un bel applauso anche per lui. Grazie mille. Benissimo, come sempre noi in finale di puntata diamo la bellissima notizia alle maestre, in questo caso a Daniela e Maria Felicia, che anche loro vengono qua ospitate in radio, così insomma possiamo dire che anche le maestre fanno radio, oltre che i bambini. Adesso a parte gli scherzi, Daniela, magari apriamo con te. Come mai avete scelto un po' questo personaggio? Se hai voglia magari di raccontarci un po' come è andato il percorso, come hanno reagito anche i bambini, insomma il personaggio non era proprio scontatissimo. Assolutamente no. Allora, diciamo che la scelta è stata dettata sicuramente dal percorso che stiamo affrontando di Geostoria e i bambini sono rimasti colpiti da questa figura femminile che ha un po', diciamo, scardinato quelle che erano le regole del tempo, no? E siccome si è inserita tempisticamente parlando all'interno del progetto Tana Libero Tutte, ci era sembrata un'idea originale magari fare un salto anche nel passato per far vedere che laddove c'è determinazione non c'è tempo, non c'è regola, non c'è legge, non c'è prevaricazione che tenga. Ovviamente la regina in questione ha adottato dei sistemi forse un po' poco ortodossi, però ecco, ci ha dato la possibilità poi di agganciare anche tutto il percorso legato all'educazione civica, quindi andare a vedere insomma che cosa dicevano gli obiettivi dell'Agenda 2030 e rapportarlo a quella che è la loro realtà quotidiana, perché è vero che le differenze di genere non dovrebbero e non esistono, almeno teoricamente parlando, però anche nel gioco quotidiano, in realtà, anche tra loro bambini, a volte emerge invece questa differenza. E allora abbiamo impostato anche insomma un tipo di lavoro su loro stessi, ecco, che facesse attenzione alle esigenze di tutti. Ma passiamo il microfono anche a Maria Felicia, perché sennò fa finta di nascondersi. Maria Felice, invece, tu che cosa ci racconti, insomma, di questo progetto, di questo percorso? Sì, è stato un percorso interessante, perché a parte che è piaciuto tanto ai bambini, per loro sentire di parlare di radio sembrava è stata una cosa nuova e quindi li ha emozionati tanti. Infatti si vedeva stamattina che per loro questa cosa li ha proprio, diciamo, presi, ecco. Anche per noi, per me la maestra è stata una cosa interessante, vedere gli spettacoli, vedere tutto questo percorso che si è fatto per arrivare a questa giornata, insomma. Allora, guarda, non lasciare il microfono, perché io ho fatto questa domanda anche ai bambini, per questa volta la faccio anche a voi. Per una maestra, com'è fare radio? Questa è una bella domanda. È emozionante anche per me. Non so per Daniela, però anche per me è emozionante,
perché non è mai preso parte a questo tipo di manifestazione, insomma. Daniela, anche per te, com'è fare radio? Per una adesso te lo diciamo, maestre che fanno radio. Maestre che fanno radio, una bella novità. Allora, sì, sicuramente emozionante. Io però sono una chiacchierona di natura, quindi direi che per me sarebbe un canale molto interessante di comunicazione, sotto tanti punti di vista. Qui mi sa che forse avremo un nuovo speaker. Io direi, bambini, lo vogliamo fare un bel applauso alle vostre due maestre? E come sempre, alla fine di tutto è arrivato il momento di parcheggiare, di accostare con la macchina se state guidando e di prepararvi perché abbiamo i nostri bambini che sono pronti pronti per gridare, salutare tutti gli ascoltatori di Radio Norbo Reale e sal grido ovviamente del progetto Tana Libero Tutte. Con i miei timpani, come al solito, io vi saluto e noi ci ascoltiamo nella prossima tappa del progetto.